Ben ritrovati e benvenuti ad una nuova puntata di faccia a faccia, questo format prodotto in collaborazione fra il sito di informazione locale La Voce di Bagheria e Futura Vision, una web TV sempre a carattere locale. Oggi continuiamo a parlare di Bagheria, del futuro, delle prospettive con altri due ospiti che innanzitutto ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Sono Marco Maggiore e Maria Saeri. Marco Maggiore è Presidente del Consiglio Comunale uscente. Ad entrambi volevo chiedere innanzitutto un bilancio di questi cinque anni. Maggiore, eh, va detto che sul Movimento 5 Stelle erano riposte tantissime speranze e forse non tutte sono andate a buon fine. Tanto grazie a te per l'invito, grazie a voi. Sì, è chiaro che cinque anni fa eh, il Movimento 5 Stelle fu accompagnato da eh, un successo elettorale. Eh, Inconsueto perché eh, il ballottaggio diciamo, diede chiaramente la vittoria eh, al nostro movimento e con delle grandi speranze. Chiaramente eh, il lavoro eh, da svolgere a Bagheria era tanto, eh, rimane tanto e credo che anche per il futuro sarà tanto. Eh, le aspettative erano grandi, eh, certamente tra eh, ciò che si scrive nei programmi elettorali e poi la realtà dei fatti, è chiaro che ci, sia, eh, delle ci siano delle incongruenze che siano dettate, però da quella che è la realtà dei fatti. Io credo che il bilancio di questi cinque anni sia eh, tutto sommato positivo. È chiaro che eh, spesso eh, l'amministrazione si è trovata di fronte a grandi problemi che eh, ha eh, affrontato con strategie differenti rispetto a quelle eh, che erano state premesse, come per esempio eh, nella gestione dei rifiuti quando si è parlato di esternalizzazione, mentre poi è arrivata la scelta di una partecipata, ma che eh, io credo che col tempo alla fine eh, queste strategie daranno eh, dei frutti eh, che saranno preziosi e saranno da cogliere. Eh, quello diciamo che eh, credo vada rimarcato di questa esperienza è la solidità della maggioranza. Il Movimento 5 Stelle ha comunque amministrato per 5 anni eh, mantenendo una maggioranza solida eh, senza dover eh, cercare eh, voti in aula eh, e con la sicurezza che eh, qualsiasi consiglio comunale alla fine eh, portasse eh, all'approvazione degli atti, cosa che eh, credo che a Bagheria non si fosse mai verificata. Una stabilità eh, che si è eh, poi riverberata anche eh, nella stabilità della giunta, in questi anni sono eh, cambiati pochissimi assessori, eh, anzi diciamo, oserei dire che la eh, squadra è rimasta eh, pressoché invariata se non per due o tre eh, deleghe e spesso diciamo, eh, sono state delle sostituzioni dolorose. Per cui sì, il bilancio è positivo, è chiaro che... Eh, Probabilmente chi si aspettava una rivoluzione, una città dei sogni è rimasto deluso, ma eh, quello fa eh, parte un po' di tutte le aspettative che si creano attorno alle compagini politiche. Maria Selle. Intanto grazie Martino per l'invito. Eh, beh, che dire, cin questi cinque anni di sicuro eh, amministrare non è una cosa semplice, non lo è per nessuno, per nessuno schieramento che si propone. Eh, di sicuro, però, eh, diciamo il 5 Stelle ha dovuto affrontare una situazione mh, politica, ma anche strutturale proprio del comune molto difficoltosa, eh, di cui tutti ne siamo consapevoli di sicuro, per cui si è potuto fare in effetti ciò che si è fatto con i mezzi che si avevano. Eh, però, devo dire che. Ehm, Diciamo a molte delle aspettative che si erano riposte proprio in questo gruppo, che a prescindere diciamo, dall'appartenenza politica era un gruppo, è un gruppo di giovani come me, siamo tutti più o meno coetanei. Diciamo molte delle aspettative sono state un po' disilluse o disattese. E, mh, non parlo tanto dei programmi, o non solo dei programmi del programma elettorale di cinque anni fa, che prevedeva alcuni punti molto belli, secondo me. Che potevano essere maggiormente magari ampliati o comunque trattati, ma parlo anche delle aspettative proprio del messaggio che mh, poteva passare, passava cinque anni fa e che invece diciamo, poi si è, si è un po' affievolito, eh, soprattutto della trasparenza diciamo, amministrativa, per cui il comune, per come eh, diciamo, era partito eh, questo quinquennio, doveva essere la casa di tutti e poi invece insomma, un pochino ci si, è, eh, ci si è trincerati dentro, piuttosto che... Eh, anche eh, sempre dal punto di vista della trasparenza amministrativa mi ricordo il question time uno strumento secondo me che poteva essere maggiormente utilizzato eh, per rendere appunto il cittadino parte partecipe appunto della comunità che invece non, non si è più utilizzato. Per cui, diciamo sì, tra alti e bassi eh, sicuramente sono stati cinque anni difficili, me ne rendo conto perché, ripeto, amministrare non è mai una cosa semplice, sarà l'opposizione magari lo è, lo è di più. Eh, però tante cose potevano essere fatte, per esempio anche sulla progettazione europea, sul piano Paes che non è mai stato approvato e che avrebbe potuto garantire magari la, alla possibilità a Bagheria di partecipare ad alcuni eh, bandi nazionali ma anche europei eh, per l'illuminazione pubblica gratuita con fondi a fondo perduto, tante cose che magari potevano essere fatte meglio. Ecco. Io volevo adesso invece parlare di emergenze. Io credo che l'unico vero, reale problema che Bagheria si porta dietro da, tanti, da tantissimi anni è il problema dei rifiuti, un problema che non si riesce ancora a risolvere nella sua interezza. Eh, va dato merito all'amministrazione 5 Stelle di avere introdotto il sistema della raccolta differenziata, però è anche vero che eh, si sono raggiunti dei livelli non, non, non altissimi, il 35% è sicuramente un ottimo livello, ma va considerato che a fronte di 35 persone che fanno la differenziata ce ne sono ben 65 che non la fanno. Io volevo chiedere ad entrambi quanto è colpa dell'amministrazione comunale e quanto è colpa del cittadino. Eh, intanto eh, introdurre un modello nuovo è, è sempre difficile. Detto bene, eh, il 35% è, è una buona percentuale al fronte dello zero che si era trovato, ma eh, non è il livello ottimale che ce l'avamo prefissati. Eh, le colpe credo che vadano equamente distribuite. Il territorio di Bagheria è un territorio vasto, difficile, è eterogeneo. Eh, abbiamo una popolazione che eh, rasenta le 60.000 unità, che in realtà durante il giorno arriva quasi a 100.000 se consideriamo che eh, Bagheria è al centro del distretto, è frequentata dai eh, giovani che eh, vanno nelle nostre scuole, da chi eh, arriva a Bagheria per motivi lavorativi. Eh, è chiaro che però ehm, questa rivoluzione che era stata annunciata come una rivoluzione rapida in realtà sta iniziando credo adesso a dare dei frutti da quando il calendario è stato in qualche modo stabilizzato, da quando si è trovato nel metodo porta a porta uno strumento più utile e rapido per il conferimento dei rifiuti. Eh, I cittadini è chiaro che vanno educati, eh, non è un problema soltanto dei bagheresi perché eh, ritengo che nelle grandi eh, metropoli del sud questo sia un, eh, un problema abbastanza comune, però eh, proprio da parte dei cittadini c'è sempre stata eh, una piena collaborazione, credo che eh, l'immagine del cittadino in civile eh, sia eh, un'immagine da debellare. Eh, Qui eh, ci siamo trovati anche con dei problemi strutturali nel rapporto tra eh, dipendenti e eh, macchina amministrativa. Eh, le vicende del COIRES credo siano noti quasi a tutte, eh, che negli anni però eh, anche eh, in questo senso è andata migliorando. Cioè il rapporto con l'operatore ecologico che eh, al momento del nostro insediamento sembrava quasi un nemico, in realtà è oggi un rapporto molto buono, di fiducia, eh, dove si è riuscito a trovare un'unità un, un di intenti essere riusciti in qualche modo a gestire le situazioni. È chiaro che la strada da fare è ancora molto lunga e io credo che eh, chi eh, si troverà ad amministrare nei prossimi cinque anni dovrà trovare dei strumenti per migliorare la differenziata, però eh, ripeto, eh, ricordiamoci da dove eravamo partiti, ricordiamoci dalle varie ordinanze di chiusura delle scuole, per esempio nel 2009, a causa dell'emergenza perché eh, si trattava di montagne di rifiuti e eh, Quindi, diciamo, anche in questo caso il bilancio non è rosa e fiori, però è un bilancio positivo. Beh, eh, diciamo, il tema rifiuti è un tema che è vastissimo, enorme, ma che soprattutto ci portiamo diciamo, sì, avanti da, da lungo tempo. Eh, di sicuro eh, il dato del 36% sì, della differenziata è un dato diciamo positivo per quanto però eh, ci si sarebbe aspettato da tutti, non solo da, dall'amministrazione, eh, che ci fossero percentuali maggiori, soprattutto se si pensa che nella vicina Santa Flavia in poco meno di un anno ehm, la percentuale della raccolta differenziata è intorno al 74% se non qualcosa di sì. più, perché si è attuata una politica anche austera nei confronti del cittadino, del trasgressore, ehm, che ha portato i suoi frutti. È vero che la Santa Flavia non è diciamo, comparabile con Bagheria per quanto riguarda il numero di abitanti. Il numero di rifiuti prodotti, questo sicuramente è un dato di fatto, però ci sono, sono state attuate delle politiche leggermente differenti che probabilmente potevano essere è più considerate... È colpa dell'amministrazione che del cittadino secondo lei? Il cittadino è il cittadino, cioè, penso che tra Santa Flavia e Bagheria non ci sia molta differenza, sì. siamo limitrofi, siamo fatti della stessa pasta, eh, per cui il cittadino ha sicuramente le proprie colpe perché bisogna anche educarlo. Eh, anche con delle sanzioni perché mi ricordo inizialmente si era pensato anche a ehm, un sistema di videosorveglianza soprattutto in alcune zone che ha funzionato per un periodo dopodiché non, non è più stato in funzione per cui anche mh, il messaggio penso eh, che passi non sia un messaggio del tutto lineare ecco o comunque del tutto ehm, che abbia un filo conduttore perché se l'amministrazione da una parte ha delle difficoltà oggettive, che sono quelle di eh, stare, a, stare dietro appunto a un cittadino molto spesso eh, indisciplinato, dall'altra parte, però, bisognerebbe anche essere costanti. Ecco. Brevemente, a parte i rifiuti, quali sono secondo voi le emergenze che la nuova amministrazione dovrà cercare di risolvere? Intanto eh, bisognerà sempre attenzionare la questione eh, del cimitero che eh, in questi cinque anni ha comunque trovato, eh, grazie al lavoro proficuo delle forze dell'ordine, responsabilità oggettive e eh, che saranno eh, oggetto di eh, procedimenti penali. È chiaro che il territorio di Bagheria ha eh, diverse difficoltà che sono comuni eh, a quelle di tutto il sud Italia, quindi c'è eh, una grossa emergenza lavorativa a cui la politica eh, non può trovare tutte le risposte ma eh, a cui deve certamente pensare. Eh, Bagheria poi eh, va ripensata in termini di ehm, eh, ordine urbanistico, eh, bisogna diciamo, sempre stare attenti a quella che è eh, la manutenzione stradale e eh, eh, del nostro verde pubblico, quindi ehm, di eh, cose da fare ce ne sono. Eh, a me la parola emergenza è una parola che però eh, non piace, perché se eh, si ritiene che la politica debba sempre operare in emergenza ci saranno sempre dei problemi che eh, sono superiori agli altri. Io credo che eh, la prossima amministrazione dovrà eh, avere eh, un quadro chiaro di quelle che sono sia le difficoltà sia i punti di forza della macchina amministrativa e cercare di eh, risolvere i problemi e di eh, aumentare invece quelli che sono gli aspetti positivi. Maria sei Beh, mi riallaccio a quello che ha detto Marco, sicuramente il cimitero è uno dei, diciamo, dei punti più dolenti, dei testi più dolenti della, della, della nostra città, non solo per quello che ha accennato Marco dal punto di vista diciamo, della, del, del penale, ma anche per quello che era nel, nel programma elettorale di cinque anni fa, cioè quello di pensare, ripensare al progetto di project financing del cimitero per poterlo ampliare, per poterlo gestire in maniera eh, diciamo corretta e poter garantire a quella cittadinanza che comunque è una fascia, ha una fascia di età eh, diciamo medio-alta di poter mh, diciamo andare al cimitero in, in maniera... Eh, tranquilla di non, di non avere problemi di non avere il problema delle 200 salme eh, in deposito insomma eh, riprogettare ripensare a un progetto di project financing che era già stato, stato fatto e che è stato messo nel cassetto credo che sia uno dei primi punti dopodiché bagheria credo e se ne parla da, te da tempo. Abbia bisogno di essere una città normale, cioè una città come tutte le altre, ma soprattutto va pensata anche come città che è all'interno dell'area metropolitana di Palermo, cosa che in questi ultimi anni in effetti non è stato molto sottolineato, soprattutto. Visto l'importanza che in questi ultimi anni eh, ha assunto Palermo da capitale della cultura con Manifesta 2018, insomma, sono state tante iniziative anche dell'area metropolitana che non hanno però avuto influsso e influenza qui a Bagheria per niente. Eh, il tema dei rifiuti continuerà ad essere un tema che secondo me chi amministrerà il prossimo giro dovrà tenere in considerazione, così come quello dell'acqua, per esempio. Eh, e tanto altro ancora. Io volevo adesso invece introdurre un altro argomento legato al sesso dei candidati, nel senso che <ride> ci sono candidati a sindaco maschi e ci sono due donne al momento attuale. Meno male. Meno male. Eh, Rovinaiello per il Movimento 5 Stelle, Alessandra Ianni per Movimentiamo Baria. Quindi io vi chiedo, eh, eh, come dire. Fin troppo evidente la risposta, però mi piacerebbe parlarne con voi. È arrivato il momento di avere un sindaco donna? È arrivato il momento di avere o di continuare ad avere un sindaco competente, poiché il suo sesso sia maschile o femminile poco importa. Io credo che la scelta del nostro gruppo sia stata basata su quella che era la competenza della persona che. Eh, potrà andare a ricoprire il ruolo di sindaco eh, così come credo che Alessandra eh, abbia eh, scelto di candidarsi o sia stata indicata come candidata a sindaco da un gruppo per quelle che sono le sue competenze. Io eh, credo che eh, sia il momento di eh, premiare quelle che sono le competenze, non, eh, non mi piacciono i discorsi di genere. <ride> E io dall'alto della mia quota rosa non posso che essere d'accordo con Marco. Ehm, diciamo che il discorso della, della differenza di sesso, soprattutto in politica, è sempre stato un argomento un po', un po ostico. ostico, soprattutto per chi da donna si vuole spendere in politica. Per cui. Concordo in toto, cioè, questa, volta, questa volta o comunque, bisognerebbe scegliere la competenza la, de, della persona, non tanto se è donna o uomo. Sia che sia il candidato sindaco che eh, candidato al consiglio comunale. Io volevo adesso, invece, come ultima domanda, coinvolgervi in prima persona parlando di voi. Eh, Marco Maggiore, dopo un'esperienza di 5 anni, ha deciso di non candidarsi più, mentre Maria Saira ha deciso di candidarsi. Per quale motivo entrambi? Intanto dovevamo trovare qualcuno che non si candidasse, visto che a quanto pare ci, si, si rischiano di avere più candidati che elettori. Ora, Scherzi a parte, eh, come diciamo, ho cercato di accennare pubblicamente, eh, la mia prima esperienza politica è stata un'esperienza dettata quasi esclusivamente dalla voglia giovanile, avevo appena 23 anni, eh, ero fresco di laurea e eh, avevo eh, tutto il tempo e le energie da dedicare alla mia città. In questi cinque anni ci ho provato, eh, spero di avere fatto un buon lavoro. Tra l'altro, il mio percorso all'interno del Consiglio Comunale è stato un percorso vario: perché non nasco come Presidente del Consiglio, ma eh, come semplice Consigliere Comunale, svolgo il ruolo di capogruppo, quello di Presidente della Quarta Commissione, poi Presidente del Consiglio. Diciamo che in un solo mandato sono riuscito ad attraversare scusa, diciamo l'opposizione tutte quelle che possono essere eh, le varie fasi all'interno di un Consiglio Comunale. Eh, ad oggi ho deciso di eh, fermarmi, il che non significa dire addio alla politica, continuerò a lavorare a fianco del mio gruppo, continuerò a dedicarmi alla mia città perché quella è una vocazione, e non è necessario ricoprire un ruolo delle istituzioni per seguire le proprie vocazioni, eh, ma mi fermerò eh, per cercare di eh, portare avanti dei progetti professionali perché credo che eh, sia arrivato per me il momento di farlo. Eh, si è arrivato il momento eh, di farlo eh, il che potrebbe portarmi lontano da Bavaria anche se io mi auguro di no eh, perché viviamo diciamo in un'era in cui eh, la formazione un altro cervello che va via no, certo. eh, eh, per tornare però se dovesse andare via per tornare purtroppo oggi il mondo della formazione eh, a volte eh, obbliga a spostarsi obbliga a girare per il mondo però eh, casa rimane sempre casa eh, lo so perfettamente perché diciamo, io sono stata più o meno costretta ad andare fuori per studiare con la consapevolezza di ritornare però qua. Per cui diciamo un percorso inverso più o meno. E, perché ci sono? Perché non esserci? Cioè, la domanda potrebbe essere anche al contrario. Perché? Ci si crede in quello che si fa, cioè, chi decide volontariamente, soprattutto diciamo noi giovani, chi decide di impegnarsi in politica lo fa perché crede in quello che, in quello che si fa, perché ci mette impegno, passione, anche competenze nel proprio, nel proprio campo. Per cui, perché non esserci nel senso um, cinque anni fa ci ho tentato eh, diciamo non è, andata, non è andata bene nel senso che non, non, sono, non, non sono stata presente in consiglio comunale ma ho continuato a lavorare con il mio gruppo eh, e quindi questi cinque anni sono serviti anche a me per crescere come persona all'interno di un gruppo e eh, anche politicamente per cui il mio impegno è anche il come esserci ecco. va bene, il tempo a nostra disposizione la posizione è conclusa, io ringrazio Marco Maggiore e Maria Saeli per la parte tecnica, Giuseppe Rizzo e Ignazio Ficano e arrivederci alla prossima puntata eh, durante la quale inizieremo con eh, l'ospitare i sindaci, i candidati a sindaco di Bagheria. Arrivederci.